Siamo qua a God Save the Food a Milano in via Tortona per presentare il nostro nuovo packaging. Il prodotto quindi è quello di sempre, è fatto a lenta lavorazione. Selezioniamo le migliori materie prime con una caratteristica di grano che ha una proteina elevata a 14,5. Lo trattiamo molto lentamente, un impasto, la trafilatura con le trafile fatte dai nostri artigiani trafilai, con un processo di essiccazione lenta e con un confezionamento delicato che permette di trattare in maniera appunto delicata i nostri formati più pregiati, i formati della tradizione. Quindi un packaging che esprima le caratteristiche di artigianalità, che esprima il valore dell'eccellenza. Infatti abbiamo utilizzato dei calligrafi, degli illustratori per comunicare la filosofia del gusto che sta dietro al nostro prodotto, e poi una comunicazione che racconta attraverso le storie i valori che sono dietro a questa marca, l'eccezionale tenuta alla cottura. Perché mangiamo la pasta? Perché la facciamo così buona? Per dare un benefit al nostro consumatore, per farlo mangiare bene e quindi dargli la tenuta di cottura più elevata che c'è al mondo. Proprio oggi abbiamo un team di chef che poi sono anche degli attori che presentano delle ricette con anche una caratteristica di attenzione al suono, quindi di nuovo questa espressione di lentezza, di dedizione al tempo per esprimere l'attenzione ai particolari. Cuochi Volanti, noi siamo di formazione teatranti e artisti, per cui nella nostra, diciamo, percorso abbiamo cercato diversi modi per unire il cibo con l'arte, soprattutto la drammaturgia teatrale. E è stato un bellissimo incontro con Enrico Ascoli, qua lui, sound designer geniale, che ci ha, diciamo, intrigato con le sue magie e alchimie sonore e ci ha coinvolto in un progetto che si chiama Cucina Sonora. Vi consigliamo quindi di chiudere gli occhi per lasciarvi coinvolgere in un avvolgente mondo sonoro, dove sarà il cibo a parlare. A me intrigava un po' l'idea del parallelismo tra spartito e ricetta, cioè lo spartito come collocazione di eventi nel tempo e la ricetta in maniera analoga la stessa cosa, per cui a parte le operazioni che uno fa, in realtà quando cucina sente tantissimi suoni che spesso gli sono di aiuto a capire il processo culinario come sta andando, cioè una questione multisensoriale, e l'orecchio ha la sua parte. E quindi l'idea è stata un po' quella di amplificare tutto questo e immergerlo in una bolla più che altro sonora. Asparagi, venti. In questa occasione, oggi per Pasta Room, abbiamo pensato di lavorare sul tema della lentezza, no? Così appunto come il tema della lenta lavorazione, proponendo delle ricette totalmente sonore, quindi che il pubblico non vede come nei normali live cooking dove si vede il cuoco che spadella, ma che percepisce soltanto come fibra che si spezza, ortaggio che viene tagliato, pasta che si mescola, quindi un'immersione anche un po' onirica in una dimensione altra, che poi però come risultato ha il cibo effettivo. La pasta è sicuramente buona, speriamo che sia buona la nostra ricetta. Esatto.